È un dato quasi allarmante quello della CGIL agrigentina, che parla delle manovre finanziarie definendole devastanti, particolarmente in provincia di Agrigento. A detta del sindacato, con le due deleghe riguardanti il fisco e l'assistenza, sono ben 52.000 coloro che pagheranno di più nell'agrigentino. Dopo ben 5 manovre finanziarie dal carattere antisociale, dichiara Piero Mangione, segretario provinciale dello SPI CGIL, il governo si accinge a dare esecuzione alle due deleghe che vanno a discapito del cittadino. Mangione analizza nel dettaglio le due deleghe, altro che riduzione delle tasse per lavoratori e pensionati. Con delega fiscale, dice, è previsto un aumento generalizzato delle tasse proprio per lavoratori e pensionati, visto che con la dichiarazione dei redditi del 2012 sul 2011 non potranno più beneficiare delle detrazioni o delle deduzioni delle spese familiari. Parole aspre arrivano anche per la delega sull'assistenza, che Mangione considera un altro colpo con le annunciate riduzioni e cancellazioni delle pensioni di reversibilità ai vedovi, alle vedove e ai figli inabili, con cinici rigorismi tali da rendere inesigibili le indennità di accompagnamento e l'assegno di invalidità civile. Si tratta, dichiara Mangione, di 52.433 agrigentini che dispongono di un reddito legato ad una invalidità oltre il 74%, ad una non autosufficienza per lo svolgimento autonomo delle funzioni della vita ed ancora di vedovi vedove che in maggioranza, il 76%, vivono del solo reddito di pensione di reversibilità. Questi soggetti ricevono dallo Stato in un anno complessivamente 21.728.455 euro, la cui cifra non solo nel 2012 non aumenterà, ma rischia di essere brutalmente tagliata. Questi provvedimenti, conclude il sindacalista, sono annunciati dalle deleghe che il governo intende varare in questo turno per gli effetti sul 2012. Anche a difesa di questo spaccato di società, di questa parte di comunità che vive ad Agrigento e nel resto del sud, dentro i confini della povertà assoluta, il sindacato dei pensionati manifesterà a Roma venerdì 28 ottobre prossimo.